Siamo qui con Fabrizio Bertot, consigliere di Riparolium, in seguito per fare una chiacchierata informale dopo il consiglio comunale che si è tenuto questa settimana, molto lungo e un po' movimentato. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Un consiglio, sì, movimentato e con diversi punti all'ordine del giorno, tra cui diverse mozioni che Riparolium insieme a Roberto Bonomi della Lega ha presentato. Sì, beh, in realtà il consiglio lungo perché era dall'insediamento che non si facevano consigli comunali, quindi tra i punti all'ordine del giorno e i punti proposti dai consiglieri è evidente, infatti ho suggerito al Presidente di calendarizzare adesso uno scadenziario mensile per così smaltire i lavori del consiglio, per evitare di avere consigli che finiscono alle 2:30 del mattino, ma non lo dico tanto per noi che giustamente possiamo anche stare in consiglio tutta la notte, lo dico per il pubblico, lo dico per i cittadini e lo dico anche per la stessa dignità del consiglio, perché dal momento che poi si fa tardi la notte c'è il rischio magari di non approfondire determinati argomenti che meriterebbero di essere maggiormente approfonditi. Una proposta che sembra che sia stata in parte recepita, nel senso che sì, il Presidente ha detto che comunque rifletterà sulla proposta, no, per vedere come fare. No, addirittura lui, io ho proposto di calendarizzare a date fisse i consigli, su proposta del Sindaco, peraltro anche condivisibile, si è deciso di calendarizzare la riunione dei capigruppo in modo tale che i capigruppo possano valutare mese per mese se ci sono argomenti sufficienti per convocare un consiglio o se invece conviene rimandare. In questo modo penso che si possa avere dei consigli un pochettino più snelli e dare magari anche un pochettino più di dignità e di concretezza allo stesso dibattito, perché molte volte io dico sempre non è tanto la durata del consiglio quanto la volontà di sviscerare determinati argomenti che può portare magari all'adozione di soluzioni anche particolarmente importanti. Un argomento che ha animato il consiglio, che si è vista anche una piccola scenetta, è quello, un argomento serio però, della rottamazione delle cartelle a cui il comune di Riparola ha aderito. Sì, lì purtroppo poi chiaramente il sindaco ha fatto il suo dovere, nel senso che lui e l'assessore sono andati in consiglio difendendo la macchina comunale e questo, voglio dire, è anche giusto, perché comunque un sindaco ha anche questa responsabilità. Peccato che in questo caso, come io so che è capitato, come tanti possono anche immaginare, la scelta non è nata dall'amministrazione, il supporto poi è arrivato dalla macchina comunale. In realtà la macchina comunale ha deciso che le cartelle dei cittadini di Riparolium per quanto riguarda gli oneri e le sanzioni comunali non dovevano essere rottamate e quindi hanno fatto sì che la Giunta adottasse un provvedimento che di fatto impedisce ai cittadini di Riparolium di aderire alla rottamazione delle cartelle per quanto riguarda le competenze comunali, il che crea un'ingiustizia incredibile, perché non solo differenze da un comune all'altro, perché magari tutti gli altri comuni lo fanno e il comune di Riparolium no, ma soprattutto differenze tra i cittadini che hanno ricevuto la cartella di Equitalia e quelli che hanno ricevuto quella comunale. Quelli che hanno ricevuto Equitalia dovranno dire benedetta Equitalia, perché grazie al fatto che Equitalia, ho ricevuto la cartella di Equitalia, posso rottamare la cartella. Se io non ho ricevuto quella di Equitalia ma l'ingiunzione del comune, devo pagare gli interessi e le sanzioni e la mora. Però, e questo è importante, il provvedimento che è stato adottato da questo governo, e lo dice uno che per motivi politici non ha motivo di tifare particolarmente per Di Maio e C, il provvedimento, ripeto, non è un provvedimento che può essere definito un condono. Infatti l'errore che loro hanno fatto è stato quello di definire condono la rottamazione delle cartelle. Non è un condono, perché il cittadino che aderisce alla rottamazione paga tutto e subito, semplicemente non paga le sanzioni, quindi quello certo che mi devi me lo devi dare e anche in fretta, altrimenti ti applico le sanzioni, gli interessi e le more. Ecco, purtroppo non hanno voluto recepire questo suggerimento e siamo arrivati al punto che entro il 31 bisognava dotarsi di un regolamento e l'amministrazione di Riparolium non l'ha fatto. Ci rimetteranno i cittadini di Riparolium, è una scelta dell'amministrazione, non la definisco una scelta politica, la definisco una scelta di comodo. Sì, difatti l'argomento è stato sviluppato in consiglio, però non più tramite interrogazioni, mozioni, perché l'aveva già sollecitato prima, ormai termini erano scaduti. No, ho fatto il mio dovere di consigliere, ho telefonato all'assessore raccomandandogli di adottare questo regolamento, ho scritto una mail chiedendo la convocazione di un consiglio comunale prima del 31 per dotarci di questo regolamento, di più non potevo fare. Sono andato in consiglio e gli ho spiegato che
secondo me hanno fatto male a non darci retta, peraltro l'avevo fatto in maniera molto garbata, nel senso che gli ho telefonato, gli ho scritto e quant'altro. Avrei potuto raccogliere le firme di 5 consiglieri comunali, obbligarli a convocare un consiglio comunale, dopodiché non avrebbero votato un regolamento e quindi sarebbe stato soldi sprecati e tempo inutilmente perso. Un'altra mozione, un altro argomento, quello dei parcheggi, o meglio della possibilità di realizzare parcheggi interrati al di sotto del vuoto urbano previsto dall'amministrazione Orsanio nell'area delle scuole elementari. Sì, quello è anche una presa di posizione. Allora, ci sono state le elezioni, le hanno vinte. Nel loro progetto per Rivarolo c'era la realizzazione di questo spiazzo lì al posto delle scuole elementari. Va benissimo, semplicemente gli abbiamo proposto, prima di realizzare lo spiazzo, valutate attraverso un project financing e quindi non attraverso la semplice intuizione o l'opinione di qualche professionista, attraverso la pubblicazione di un project financing valutate o fate valutare la possibilità di realizzare un parcheggio interrato in quell'area. Perché comunque è tipico di molte città, anche con una certa vitalità da un punto di vista commerciale, quella di dotarsi di uno spazio dedicato al parcheggio, possibilmente appunto interrato. Poi ci sono diverse modalità, c'è chi può realizzare privatamente un parcheggio di cui metà vengono affittati a dei privati o venduti a dei privati, l'altra metà ad uso pubblico, c'è chi lo realizza in cambio della gestione, insomma sta un po' alla dinamica dell'economia e soprattutto alla fantasia dell'operatore. Loro non hanno voluto adottare questa cosa, so che c'è un comitato, peraltro anche molto vicino a noi politicamente, che farà attraverso una raccolta firme nel mese di settembre in poi una certa pressione, sperando che cambino idea. La nostra proposta era comunque rispettosa e lo dice uno che non voleva realizzare lo spiazzo, lo dico sinceramente, ci vuole realizzare altro, però la nostra proposta, cioè quella di fare un parcheggio interrato, è comunque una proposta rispettosa della loro volontà di realizzare uno spiazzo, perché ciò che si fa sottoterra non interferisce con la realizzazione di qualsiasi cosa si voglia fare sopra. Quindi una raccolta firme per vedere se i cittadini vogliono un parcheggio interrato, comunque sono desiderosi di sapere se si può fare o meno, perché poi il project financing è quello che ti permette di sapere. Allora, sicuramente si può fare. Per spendere 700.000 euro per realizzare lo spiazzo se ne può anche dedicare una parte per una realizzazione parziale, nel senso che per dare un contributo eventualmente all'operatore, concorrere alle spese. Poi ripeto, quando si hanno disponibilità di denaro in questa misura, quando l'area è di una certa dimensione come è quella lì, quando la possibilità di utilizzo è quella di una città come Rivarolo, penso che ci siano i numeri nella sostanza per fare tutte le valutazioni, ma le valutazioni si fanno soltanto attraverso la pubblicazione di un project, perché se no sono soltanto parole al vento, tipo quelle che mi sono sentito dire dalla maggioranza, che a un certo punto hanno detto no, non vogliamo fare il parcheggio interrato perché fare un parcheggio significa caricare di ancora traffico la città di Rivarolo, come se quelli che girano intorno alla scuola elementare non fossero automobilisti che alla ricerca di un parcheggio. Ma voglio dire, sono ingenuità che voglio attribuire alla giovane età di questa amministrazione. Un'altra mozione invece riguardava lo staff del sindaco. Sì. Un'altra mozione prima di arrivare a quella dello staff del sindaco, un'altra abbastanza importante, quella dell'apertura degli uffici il sabato o comunque in orario pausa pranzo o allungato durante la giornata, perché tutte le mozioni sono state bocciate. Sì, sono state tutte bocciate. Ecco, ad esempio su quella io mi aspettavo, voglio dire, il mio compito è dargli consigli, no? Poi non perché ho fatto il sindaco più anni di lui, non perché magari ho più esperienza politica di lui, ma perché il mio dovere in qualità di consigliere, lo dice la parola, è quello di dargli consigli. E quindi gli ho consigliato di modificare gli orari degli uffici in modo che ci sia l'apertura il sabato mattina, ci sia almeno un giorno della settimana in cui durante la pausa pranzo gli uffici sono aperti e ci sia almeno un giorno della settimana in cui gli uffici sono aperti fino alle 19.30, per permettere così chi durante la pausa pranzo, chi eventualmente in tardo pomeriggio, chi eventualmente sabato mattina possano utilizzare gli uffici comunali. È una questione di organizzazione della macchina. Gli uffici sabato mattina con me sindaco erano aperti, decine di comuni tengono gli uffici aperti
negli orari che ho detto io, quindi con l'orario prolungato, con la pausa pranzo, col sabato mattina, è semplicemente questione di organizzazione. Peraltro anche il comune dove il sindaco era vice sindaco il sabato mattina tiene gli uffici aperti. Poi non bel che rispondermi che adesso con gli strumenti telematici è più facile l'accesso e che quindi non ce n'è bisogno. Ma io ripeto, innanzitutto l'apertura degli uffici non corrisponde necessariamente all'orario di lavoro. Spesso gli uffici sono chiusi, ma comunque ci sono dipendenti che lavorano all'interno. Quindi è solo una questione di organizzazione, di disponibilità e ripeto, ci sono delle funzioni. Tipico il caso di cui parlavamo prima, quello delle cartelle. Cioè abbiamo un ufficio tributi che manda decine, se non centinaia, di avvisi di accertamento. Il cittadino cosa volete che faccia? Prende l'accertamento, va in comune a chiedere ulteriori spiegazioni, eventualmente a dare le spiegazioni, perché spesso magari si mandano anche degli accertamenti a qualcuno che ha già pagato, che quindi deve semplicemente spiegare le ragioni per cui c'è un'incongruenza rispetto alla documentazione presente in comune. Quindi, ripeto, l'interlocuzione diretta è importante. C'è la carta d'identità elettronica, ma non significa che la faccio col telefonino, significa che devo andare lì, devo prendere appuntamento, devo andare un giorno per farmi prendere le impronte, forse devo anche andare un giorno a ritirare la carta d'identità. Quindi dare una maggiore disponibilità d'orario, io mi aspettavo, ma lo dico sinceramente, no? Un pochettino più anche di, non dico di furbizia, perché furbi lo sono abbastanza, ma voglio dire di intelligenza, perché dal momento che si è proposto, dandogli anche un certo periodo di tempo a disposizione, di valutare e di impegnarsi per l'apertura degli uffici in quegli orari, avrebbero potuto benissimo dire, bene, non subito, dateci un anno di tempo e almeno una delle tre aperture, o quella dell'orario della pausa pranzo almeno di un giorno alla settimana, o quello dell'orario prolungato sempre per un giorno alla settimana, o il sabato mattina sicuramente la faremo. Cioè avrebbero dato anche nei confronti dei cittadini un segnale di disponibilità che invece non hanno voluto dare. Mi sembra tanto il Re Sole chiuso nel suo palazzo, però il Re Sole era Luigi XIV, poi Luigi XVI la testa gli hanno tagliata. E l'ultima mozione, come ho accennato prima, quella dello staff del sindaco. Ah, sì, lì... Sì, questa, beh, considerando che comunque una scelta... È una scelta. Del sindaco. È una scelta del sindaco. Tua, allora, la legge, da sempre, permette a chiunque amministri un comune di potersi dotare, a spese del comune, di un proprio staff di supporto, che sono dei dipendenti che vengono assunti specificatamente per fare da supporto all'attività del sindaco. È sempre stato così, molti comuni, soprattutto quelli grossi, lo utilizzano, spesso si prende come supporto magari qualcuno dedito all'attività di comunicazione o di informazione delle attività comunali. Cioè il comune di Moncalieri ha assunto un addetto stampa, comuni grossi che lo fanno, il comune di Rivarolo non l'ha mai fatto, né quando l'ho fatto io, né quando l'ho fatto Gaetano, né quando ha amministrato nel primo mandato Rostagno. Adesso il sindaco ha deciso di dotarsi di uno staff. Gli abbiamo fatto notare semplicemente che in questo momento sarebbe stato più utile eventualmente utilizzare quelle risorse magari per un cantiere di lavoro e mettere a disposizione un paio di cantonieri, mezza giornata uno, mezza giornata l'altra, per i lavori, diciamo, di bieca manutenzione dell'arredo urbano, del decoro urbano, della viabilità verso le frazioni, piuttosto che dotarsi, quella che io ironicamente ho definito la dama di compagnia, che potrebbe essere anche un uomo, del sindaco. Voglio dire, lo trovo, ma soprattutto sulla base delle esperienze già passate. Cioè il sindaco Rostagno ha già passato 5 anni a fare il sindaco, quindi non ha bisogno di essere supportato, sa benissimo come si fa il sindaco, ha degli assessori che hanno già fatto gli assessori, quindi hanno la loro esperienza, c'è una macchina comunale con determinate professionalità. E come io, così ironicamente, ho sottolineato in consiglio comunale, leggendo la delibera con la quale si sono si sono autorizzati a preparare il bando per l'assunzione di questo personaggio, nella delibera hanno dato delle motivazioni che io ho definito un po'
ricordando il film Amici miei, un po' la supercazzola, perché hanno praticamente citato delle funzioni che non sono altro che la duplicazione di funzioni già svolte da dipendenti comunali, quale il supporto legislativo che è competenza del segretario generale, quale ad esempio le funzioni politiche di coordinamento che sono funzioni specifiche del sindaco che non sono delegabili. Quindi, ripeto, hanno messo tante parole al vento, in buona sostanza semplicemente per assumere una persona, dargli uno stipendio e sicuramente farlo nell'ambito delle loro conoscenze, perché l'incarico è fiduciario del sindaco. Quindi mandare il curriculum, sicuramente quando sarà pubblicato il bando, è un consiglio che io do comunque a tutti, ma sappiate che chiunque pensi di avere il curriculum migliore dell'altro sappia che comunque la scelta sarà fiduciaria e del sindaco, come è giusto che sia. Siete partiti subito a scrombattuto, quindi con una serie di, appunto, di mozioni, di interrogazioni, adesso pausa estiva e da settembre siete già pronti, avete già in cantiere. Sì, beh, ci sono tante cose, tanti argomenti sui quali dibattere, tanti argomenti da suggerire. Ripeto, è un'amministrazione che ha dell'esperienza, è un'amministrazione anche gestita da persone di Rivarolo, anche per bene, quindi ripeto, il confronto in consiglio è stato divertente, simpatico, duro, serio quando è stato il momento di essere seri, ma lo considero sempre piuttosto garbato ed educato, come giusto che sia, tra chi fa opposizione, magari nel mio caso ho avuto anche esperienza da sindaco, chi invece sta amministrando giustamente con la propria visione della città. Io ho una visione decisamente diversa, avrei voluto vedere qualche cantiere in più per costruire, non soltanto quelli per demolire, ma ripeto, non vedo nulla in questo momento che possa impedire la costruzione di un dialogo che permetta alla città di Rivarolo di crescere. Da settembre in poi presenteremo ulteriori proposte, quindi quella dell'apertura degli uffici era un segnale ed era una proposta di tipo burocratico, poi ce ne saranno delle altre perché abbiamo un intero programma da proporre. Laddove verremo così, diciamo, favorevolmente accolti, ne saremo ben felici. Quando saremo respinti diremo garbatamente le ragioni per cui vogliamo puntare su soluzioni diverse, dopodiché lui fa il sindaco, io faccio il consigliere, io lo consiglio, lui comanda. Grazie Fabrizio Bertotto. Grazie a voi. Settembre. Ancora, buone vacanze a tutti.